il prefetto di Matera, Sante Copponi, ha presieduto la riunione settimanale del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza per valutare la fase pandemica. Particolare attenzione all'attività scolastica. Gli alunni positivi al 15 febbraio risultano 1211, mentre il dato del 31 gennaio era di 1681, 729 quelli in quarantena, 2602 in autosorveglianza. In miglioramento anche i dati generali sull'epidemia. Il tasso di positività in provincia al 13 febbraio è dell'1,95% rispetto al 2,62% del 30 gennaio. Dal 6 dicembre al 16 febbraio oltre 24.000 controlli Green Pass con 61 persone sanzionate, 264 persone sanzionate per mancato utilizzo di mascherine, circa 5.500 esercizi controllati con 27 sanzioni ed una chiusura amministrativa, 5 persone denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dall'abitazione. Per quanto riguarda i controlli, nello stesso periodo in provincia di Potenza, i controlli Green Pass sono stati quasi 50.000, con 117 sanzioni, 274 sanzioni per mancato uso di mascherine, oltre 11.000 controlli agli esercizi, con 64 sanzioni ed una chiusura, 13 le denunce per violazione dell'isolamento.